Nella sfida che metteva di fronte le quintultime del torneo, Avezzano e Grottaglie, al termine di una gara vibrante, si dividono un punto a testa che a conti fatti distribuisce equamente il rammarico e inchioda entrambe più o meno dove erano prima. Ai ragazzi di Lancia non riesce dunque l'operazione sorpasso, ma i marsicani sono in crescita e il Grottaglie a rendersi per primo pericoloso. Il diagonale di Radicchio è potente ma privo di precisione. La risposta dell'Avezzano è affidata al destro di Farias, ma il tentativo della punta marsicana si spegne sul fondo. La gara scivola via su buoni ritmi. Entrambe le compagini giocano a viso aperto, senza eccessivi timori reverenziali. Ne nasce una partita bella e vibrante. E se al 25esimo sono i tarantini ad accarezzare il vantaggio con Zuma, alla mezz'ora è Carosella a rispondere per le rime. La sua incornata finisce di un niente al lato. Sul finire di tempo è sempre il bomber biancoverde ad avere una buona chance, ma per punire l'uscita maldestra di Scarcia usa la testa anziché assestare una gran botta. La ripresa si apre come era finito il primo tempo, e cioè con l'Avezzano in avanti. Dopo pochi minuti è il mediano Ianni a sprecare da pochi passi, ma di certo non si può dir nulla a uno che corre lotta per quattro. Sempre sui binari del perfetto equilibrio, Montanaro prima si distende e ribatte Vecchiarelli, e il giovane Tuzzi poi blocca a terra Scarcia, provano senza però riuscirci a dare la svolta al match. Al 21esimo è Di Farias, sorvegliato speciale della difesa tarantina, elude il fuorigioco, ma nel suo diagonale c'è poca forza, al contrario della sassata di Pessia, che pochi minuti più tardi fa correre un brivido all'estremo pugliese. Complice le tante energie profuse, la gara senza ulteriori emozioni si chiude in parità, un punto che non cambia di molto la classifica dell'Avezzano, squadra comunque in crescita e che per il futuro lascia ben sperare. Mister Lancia, non sono arrivati i tre punti che significavano sorpasso, rimane comunque una prestazione positiva che dice che l'Avezzano è in crescita. L'Avezzano, in crescita. Noi stiamo cercando di trovare gli equilibri giusti. Il segretario prima della partita mi faceva notare che noi avevamo un'età media di 22 anni, una squadra molto, una rosa molto giovane, forgiata qui negli ultimi tempi, quindi non è facile. Però sono d'accordo che c'è una mentalità che sta crescendo. Sono due partite che la squadra non prende gol, e comincia a essere questo anche un fatto importante. Sono sicuro che da qui alla fine noi presenteremo una squadra sempre in crescita. Il rammarico forse di aver sciupato qualche buona occasione? No, dico, il pareggio è molto giusto, il Grottaglie ha giocato molto bene, non meritava assolutamente la sconfitta, il pareggio è molto giusto, dai. Pettinicchio, un punto che alla fine vi soddisfa, no? Ah, ci soddisfa, sì, per quello che abbiamo fatto, è stata una buona partita. Noi venivamo da altre partite prima della sosta dove avevamo avuto grossissimi problemi per mettere su un 11 discreto, tant'è vero che i risultati poi hanno detto che non era giusto mettere dentro quell'11. Oggi ci tenevamo tantissimo a non perdere, come ho detto abbiamo recuperato anche diversi elementi e ritengo che il pareggio sia un risultato ampiamente meritato.